Sono le previsioni meteo a tenere banco in queste ore. Chi ha deciso di trascorrere le vacanze di Pasqua in Valtellina e Valchiavenna guarda con attenzione le anticipazioni degli esperti per capire l'evoluzione del tempo. Le escursioni a piedi o in sella a una bici, le tradizionali gite fuori porta di Pasquetta dipendono in gran parte da quanto ci riserva il cielo. Buone notizie che arrivano da Milano dai meteorologi di ARPA Lombardia. In collegamento con Matteo Zanetti, previsore di ARPA Lombardia, che tempo ci attende per questo fine settimana di Pasqua? Per quanto riguarda la giornata di sabato è prevista una perturbazione in arrivo dall'Atlantico che comunque non riguarderà così direttamente le zone montuose della Lombardia, ma magari soprattutto le zone di pianura. Quindi avremo sì maggiore variabilità, parlo sempre della giornata di sabato, e possibilità di qualche precipitazione. Inoltre segnaliamo ancora del vento localmente forte sulle zone montuose più elevate provenienti da nord. Nella giornata di domenica poi tornerà il sole un po' su tutti i settori, con temperature molto miti e superiori anche ai 20 gradi nelle zone di fondovalle. Invece la tendenza per la giornata di Pasquetta vede una maggiore variabilità, con rischio comunque di precipitazioni ancora basso o molto basso. Ecco, le temperature sono previste in diminuzione. Segnaliamo ancora una volta, un po' per tutto questo periodo, il vento che soffierà moderato o forte proveniente dai quadranti settentrionali. Quindi buone notizie per i tanti turisti che stanno raggiungendo la provincia di Sondrio, sarà una Pasqua, anche una Pasquetta senza ombrello. Sì, diciamo che ecco, la zona di Sondrio sarà un po' tra le più fortunate rispetto a tante altre.